a tutti e proseguiamo questa sera nelle nostre riflessioni attorno al tema generale che è quello di introduzione alla teosofia. E vorrei riassumere molto brevemente quanto ci siamo detti negli incontri precedenti. Abbiamo parlato della teosofia come di un insieme di conoscenze legate ad una sapienza eterna e che ha accompagnato l'umanità lungo tutta la sua storia, lungo tutta la sua storia, sicuramente in questi 6.000 anni in cui siamo in grado di documentare le cronache e la storia dell'umanità stessa. Il significato del resto del termine teosofia è proprio quello di sapienza divina. La società teosofica è, diciamo, una testimone moderna e contemporanea della teosofia, i cui riferimenti culturali sono molto, molto antichi, ma anche dal punto di vista di quello che potrebbe essere il percorso occidentale, possiamo sicuramente mettere insieme il pensiero platonico, quello neoplatonico, e naturalmente neoplatonico alessandrino, ma anche diciamo il neoplatonismo successivo, anche quello rinascimentale, per arrivare poi diciamo alla grande testimone della teosofia di fine Ottocento che è stata Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky. Abbiamo parlato della società teosofica fondata nel 1875, presente in oltre 65 paesi al mondo, e abbiamo anche visto quali sono i concetti fondamentali che stanno alla base della visione del mondo della teosofia. E il concetto fondamentale è quello dell'unità della vita. Dal punto di vista teosofico, ogni elemento dell'universo, all'interno di una definizione di spazio e di tempo che viene visto non soltanto in un modo lineare, ma parallelamente in un modo circolare e globalmente come un continuo infinito presente, in cui, tutti gli spazi e tutti i tempi in qualche modo sono contenuti. Abbiamo visto che la concezione teosofica è quella di una ciclicità della manifestazione, quindi con dei ritmi simili a quello del respiro umano, quindi anche l'universo ha un suo respiro e ci sono fasi espansive, diciamo, e fasi distruttive. Abbiamo anche visto che dal punto di vista teosofico ogni elemento nell'universo è in comunicazione. E quindi questo apre un aspetto importante anche dal punto di vista etico perché viene attribuito all'essere umano naturalmente una possibilità di risonanza con il cosmo e quindi tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri sono certamente il frutto di una catena di cause ed effetti percepiti nel tempo lineare, appunto in una sequenza temporale, ma nello stesso tempo l'essere umano naturalmente è a sua volta un generatore di cause. E in questa visione il concetto di karma, inteso proprio come non soltanto come una legge di causa ed effetto di tipo meccanico, ma proprio visto come una concezione di risonanza cosmica. Quindi il karma e la reincarnazione, concepita come una possibilità di ritorno di livelli di consapevolezza via via evolutivamente, sempre nella concezione del tempo lineare, diciamo, maggiormente incisiva e maggiormente ampia, ha un posto, importante. Accanto a questi concetti, abbiamo sottolineato l'importanza di un metodo di lavoro, del metodo di lavoro che potremmo definire un metodo di lavoro teosofico.
Questo metodo di lavoro è basato sull'osservazione, che non è un'osservazione di tipo ideologico, quindi alla ricerca di conferme di quello che pensiamo guardando, diciamo, la realtà o studiando la realtà, ma è un'osservazione neutrale. Quindi l'osservatore è disponibile a cambiare i suoi paradigmi, è disponibile a cambiare le sue opinioni ed è soprattutto un investigatore, un osservatore. Quindi che non giudica, ma osserva con molta attenzione. Va da sé che comunque la concezione teosofica è una concezione piuttosto impegnata anche dal punto di vista di quello che è lo studio. Abbiamo tante testimonianze e abbiamo molte fonti e queste fonti ciascun essere umano ha la possibilità di studiarle, di consultarle e proprio come diceva Madame Blavatsky, non sono le tavole della legge, ma sono degli elementi che ci consentono di lavorare su noi stessi e di osservare neutralmente la realtà. Arriveremo, diciamo, alle conclusioni con la nostra testa, quindi dal punto di vista teosofico, non perché qualcuno ci ha detto che dobbiamo pensare questo o pensare quello, che dobbiamo agire in questo modo oppure dobbiamo agire in un altro, ma dobbiamo arrivarci proprio attraverso una consapevolezza individuale. L'osservazione dunque e lo studio sono elementi importanti, ma la teosofia, anche la teosofia moderna, fin dalla fine dell'Ottocento ha sottolineato l'importanza della relazione, la relazione tra gli esseri umani. E naturalmente, poiché il primo scopo della società teosofica è proprio quello della fratellanza universale senza distinzioni di sesso, razza, credo, casta o colore, questo tipo di relazione è una relazione attenta, è una relazione rispettosa, ma è anche una relazione consapevole del fatto che gli esseri umani e comunque la manifestazione per il fatto stesso di essere in relazione è in continua evoluzione. L'altro dunque non viene visto come un nemico, l'altro dunque viene visto come un ambasciatore di un determinato piano di coscienza e naturalmente gode del massimo rispetto e della massima attenzione. Non si tratta dunque solo di parlare, lo abbiamo sentito, diciamo, anche a Sanremo, mi è stato rubato un cavallo di battaglia. E in effetti, diciamo, l'ascolto è un elemento fondamentale. L'essere umano che non sa ascoltare non sarà capace nemmeno di osservare. E se non ascolta e non osserva, avrà poche possibilità di capire come vanno davvero le cose. Dunque, mettendo in fila l'osservazione, lo studio, la relazione, questo apre anche alla dimensione della maieutica. Quindi l'essere umano è la continua scoperta di un qualche cosa di nuovo, è in una continua trasformazione anche interiore sulla via della consapevolezza e ovviamente nella relazione vive questa capacità di condivisione, di ascolto e quindi attraverso la relazione gli esseri umani hanno la possibilità di modificare i loro paradigmi e di aprirsi ad una dimensione poco paradigmatica e quanto più globale possibile. Abbiamo anche sottolineato come dal punto di vista teosofico la realtà non è solo quella percepita dai sensi, ma naturalmente ci sono diversi aspetti, li abbiamo anche declinati, l'aspetto eterico, l'aspetto astrale, semplifico brutalmente, naturalmente. L'aspetto mentale inferiore, concreta, la mente concreta, ma anche la mente astratta, la mente capace di concetti e possibilità per l'essere umano è anche la dimensione buddica, si direbbe in Oriente, dunque quella caratterizzata dall'intuizione, quindi da una capacità di visione e di apprendimento che va per sintesi, diciamo, che superano in qualche modo la visione specialistica e, direbbe un neuroscienziato, magari sono frutto di una percezione che non ha il lato sinistro del cervello come dominante, ma che tiene conto e che lascia ampio spazio
anche al lato destro, che è il lato di sintesi ed è anche il lato, diciamo, creativo. Accanto a tutto ciò c'è poi la dimensione della meditazione, una meditazione che dal punto di vista teosofico non viene vista come una tecnica particolare, che poi le tecniche portano normalmente. Quando si parla di meditazione o si discute dei conflitti, la mia tecnica è migliore della tua. No, niente di tutto questo. Dobbiamo distinguere tra quelle che sono le tecniche che ci aiutano in una fase preliminare, diciamo, ad avere un rilassamento, ad avere una concentrazione, ad avere un'apertura di coscienza, ma dobbiamo distinguere tra questo e la meditazione vera e propria, che si innesca quando la differenziazione fra l'osservatore e l'osservato, fra la cosa osservata e colui che osserva, viene abbattuta. E questa separazione, che è naturalmente tipica dell'identificazione dell'essere umano con il suo piccolo io, nella meditazione ha la possibilità di essere superata. Abbiamo anche parlato dei diversi ritmi delle onde cerebrali e abbiamo visto che anche dal punto di vista scientifico i benefici della meditazione sono facilmente rilevabili e naturalmente tutto questo ci dice e ci apre meglio ad una dimensione di consapevolezza che è una potenzialità dell'essere umano. L'evoluzione a volte ci fa dubitare che le cose vadano avanti, perché naturalmente la vita dell'umanità, se noi consideriamo gli ultimi 6.000 anni dell'umanità, sono stati anni molto travagliati, non ci sono stati momenti di autentica e totale libertà, c'è sempre stata tanta sofferenza, c'è sempre stata tanta divisione, c'è sempre stata tanta lotta dell'essere umano con l'essere umano e sopra l'essere umano. Va da sé che dal punto di vista teosofico è molto più importante costruire ponti che non erigere muri. Dal punto di vista teosofico non si crede nella transazione che in analisi transazionale appunto è quella io sono ok e tu non sei ok. Non si crede a questa transazione. E si ha la consapevolezza che gli esseri umani, se vogliono costruire qualcosa insieme, devono usare un'altra transazione, che è io sono ok e anche tu naturalmente sei ok. Quindi, poiché io sono ok e tu sei ok, noi possiamo parlare e possiamo costruire qualche cosa insieme. Dunque, tutte queste cose, osservazione, studio, condivisione, maieutica, meditazione, non sono separate tra di loro, ma rappresentano un unicum nella vita dell'individuo. E da questo ovviamente si affianca anche la cosiddetta dimensione del servizio, che per chi fa una vita spirituale, chi intraprende un percorso spirituale, il servizio è molto importante. Potremmo liquidare, diciamo, questo argomento con una battuta dicendo che non ci vuole solo la grammatica, ma naturalmente ci vuole anche la pratica. Perché è importante la dimensione del servizio? La dimensione del servizio è molto importante perché ci decentra rispetto al nostro piccolo io della personalità. E quindi qui naturalmente va sottolineato un altro aspetto molto importante per la teosofia, che privilegia sicuramente la dimensione dell'essere rispetto alla dimensione dell'avere. E quindi sulla via della consapevolezza, cioè l'essere umano, l'abbiamo detto, viene al mondo nudo e fragile, e anche quando se ne va non si porta dietro niente dal punto di vista dell'avere. Al massimo, ma questa è una mia opinione, si porta via un determinato livello di consapevolezza.
Ma naturalmente non si porta dietro i beni materiali, non si porta dietro né le case né la ricchezza materiale intesa come denaro, naturalmente nemmeno le biblioteche ci vengono dietro. Quindi la vita ci indica con grande chiarezza un percorso e ci dice che l'essere umano arriva e va sul piano dell'essere. Sta a noi, sta a ciascun essere umano fare una presa di coscienza e mettere l'avere al giusto posto. Naturalmente, viviamo tutti una vita concreta, una vita pratica, ma naturalmente non attribuiamo più importanza ai beni materiali rispetto a quelli che sono i beni spirituali. Abbiamo sfiorato finora anche l'argomento dell'influenza che il pensiero teosofico e anche l'azione della società teosofica ha avuto nel campo della scienza, nel campo dell'arte, nel campo della letteratura. Non sono stati pochi le persone in questi campi che hanno studiato la teosofia e che hanno frequentato la società teosofica e che sicuramente sono rimasti influenzati da un pensiero che si è diffuso proprio perché in ogni epoca, diciamo, della storia e quindi anche tra la fine dell'Ottocento e il Novecento ci sono state tante persone che hanno rifiutato gli ideologismi e gli approcci proprio di tipo ideologico, sia dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista scientifico. E si sono aperti ad una dimensione, di una visione più globale, di una visione più olistica, di una visione basata non sul settarismo e sui giudizi, ma piuttosto sul dialogo e sulla volontà e la capacità di capire, di approfondire e di andare oltre. E nel campo artistico, certo, si potrebbero spendere tanti nomi e non è questa, diciamo, l'occasione, potremmo avere altre occasioni di approfondimento, ma qualche nome naturalmente lo possiamo spendere. Penso alla mostra che a Rovigo vede come protagonista Kandinsky e noi sappiamo molto molto bene perché tra l'altro Kandinsky l'ha anche lasciato scritto questo, quanto importante sia stato per la sua evoluzione artistica l'incontro proprio con una concezione, diciamo, teosofica del mondo. Naturalmente qual è la chiave di volta di un'influenza che è stata molto forte in un campo figurativo? Si pensi a Ciurlonis, si pensi ad alcuni futuristi, si pensi a Mondrian, si pensi a Paul Klee e si potrebbe continuare a lungo. Certamente è quella capacità che la visione teosofica ha di dire attenzione, la realtà non è quella percepita dai sensi e i simboli, naturalmente, ma gli archetipi e anche la dimensione astratta sono chiavi interpretative di una realtà che non è soltanto appunto quella percepita dai sensi, ma è anche quella dell'anima. Un libro fra tutti ho segnalato per l'influenza su tanti artisti ed è il libro Il testo, le forme e pensiero di Annie Besant e Charles Webster Leadbeater. Anche in campo musicale, penso a Scriabin per esempio e penso a tanti altri. E questa sera vorrei soffermarmi brevemente su un pensatore che è stato molto influenzato dal suo contatto con la società teosofica, che però ad un certo punto, diciamo, della sua vita ha deciso di lasciare, diciamo, la società teosofica, mi riferisco a Jiddu Krishnamurti, e che ha continuato
per tutta la sua vita, non solo naturalmente a frequentare tanti amici che continuavano a essere nella società teosofica, ma che ha continuato con grande intensità per tutta la sua vita a portare avanti un lavoro di ricerca filosofica e sulla vita che credo abbia ha lasciato sicuramente un segno nella cultura del Novecento. Perché la figura di Jiddu Krishnamurti è molto importante e mi verrebbe da dire subito come possiamo avvicinarci ad una comprensione della figura di Jiddu Krishnamurti. Beh, credo sicuramente che per avvicinarsi a Jiddu Krishnamurti vanno lette, diciamo così, le sue opere o vanno ascoltate le sue conferenze, vanno ascoltate le sue videoregistrazioni, perché Krishnamurti, tra l'altro, diciamo che ha molto condiviso il suo pensiero. Soprattutto dal punto di vista, diciamo, orale, ci sono moltissimi libri, naturalmente, il cui autore è Jiddu Krishnamurti, ma moltissimi di quei libri sono in realtà delle trascrizioni o delle rielaborazioni di sue conversazioni, di sue conferenze e così via. Ci sono poi anche, ovviamente, delle cose che ha scritto lui, a partire da quando era molto giovane. Con delle poesie giovanili molto, molto intense scusate, e molto importanti, e poi due preziosi testi, uno taccuino e un altro diario, in cui si può capire molto bene qual è il suo metodo di indagine e qual è il suo metodo di visione, diciamo, della realtà. Torniamo però un po' indietro e innanzitutto descriviamo molto brevemente la sua origine e la sua vita. Nasce nel 1895 nel sud dell'India, non lontano da Chennai e non lontano e non più lontano di tanto nemmeno da quella che era già la sede in India, Adyar, della società teosofica. Un teosofo del tempo, Charles Webster Leadbeater, vede questo ragazzino sulla spiaggia antistante la sede della società teosofica e lo segnala ad Annie Besant, che era la presidente internazionale della società teosofica, perché intravedeva in lui delle particolari qualità di tipo spirituale. Comincia così, diciamo, l'avventura di Jiddu Krishnamurti, a cui i genitori affidano alla società teosofica il compito, diciamo, di educarlo attraverso qualche traversia, diciamo, che però vede questo ragazzino seguito molto molto bene in un'educazione olistica, in un'educazione di grande apertura mentale, per niente settaria, per niente ideologica, molto internazionale e poco per volta le qualità naturalmente di Jiddu Krishnamurti vengono fuori, si pensi al librettino che ha scritto quando aveva 14 anni, ai piedi del maestro, che è comunque un testo che viene molto letto anche oggi in tutto il mondo e che contiene davvero una serie di indicazioni preziose nel rapporto proprio tra maestro, diciamo, e discepolo. È chiaro che fin da questo testo, leggendo questo testo, noi possiamo capire come la concezione di maestro in Jiddu Krishnamurti non è come dire, una concezione di tipo autoritario, quindi il maestro non è qualcuno che si impone all'allievo e lo obbliga o lo vessa in alcun modo, ma il rapporto tra maestro e allievo
viene visto come un processo di crescita, diciamo, mi verrebbe da dire un processo di crescita reciproca, e naturalmente quanto più c'è la crescita da parte dell'allievo, tanto più c'è la possibilità per il maestro di affidare all'allievo un bagaglio di conoscenze, un bagaglio di sentire, un bagaglio di visione molto più ampio, naturalmente, sempre molto più ampio, via via sempre molto più ampio. Krishnamurti cresce e diventa poco per volta un'autorità spirituale, diciamo, all'interno anche della società teosofica. Viene creata un'organizzazione, l'Ordine della Stella d'Oriente, viene denominata così, e poco per volta si crea una sorta di culto della personalità, in qualche modo, perché viene riconosciuto questo giovane un alto livello spirituale. Qualcuno comincia a intravederlo come una specie di nuovo Buddha, di nuovo illuminato, e questo processo di deterioramento, diciamo, del rapporto tra coloro che lo ascoltavano e lui, lo porta poi nel 1929 a dire: no, io adesso lascio questo contesto perché mi viene attribuita una autorità che io non voglio, perché nel momento in cui noi ci mettiamo a fare una comune ricerca della verità e questa si basa su un rapporto sbilanciato tra maestro e allievo, in realtà non si innesca il processo della ricerca e quindi il processo di una possibilità di consapevolezza che non si può basare sull'autorità. Questa è una cosa di grandissima importanza. Io credo che Krishnamurti abbia portato alle estreme conseguenze il pensiero teosofico, cioè ne ha tirato fuori una radicalità di visione che è assolutamente però molto coerente con i principi della società teosofica e anche di una concezione teosofica del mondo. Su quali sono gli elementi importanti nel pensiero di Krishnamurti, che dopo aver lasciato la società teosofica ha continuato a scrivere libri, a tenere conferenze, è vissuto a lungo, è vissuto fino al 1986, quindi è vissuto per 91 anni, e non vi nascondo che avendo avuto la possibilità di seguire 6 cicli delle sue conferenze a Saanen in Svizzera, nell'Obertan Bernese, appunto negli ultimi anni della sua vita, sicuramente questa è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto, non tanto perché io abbia trovato in lui qualcuno che mi dicesse che cosa dovevo fare o che cosa dovevo pensare, ma qualcuno che in quei cicli di conferenze continuava a stimolare tutti noi che eravamo lì ad ascoltarlo, a mettere in moto veramente una parte interiore di noi stessi e una capacità di un'osservazione neutrale, di una visione ampia e tutto sommato molto amorevole nei confronti degli altri, della vita e di tutta la manifestazione, comprese non soltanto, diciamo, il regno umano, ma anche il regno minerale, quello vegetale e quello animale. L'osservazione è proprio al centro della visione del mondo di Krishnamurti. E Krishnamurti, come dicevo all'inizio, per essere colto fino in fondo va letto e va ascoltato. Non credo che ci possa essere un'esegesi del pensiero krishnamurtiano, ma al massimo una testimonianza, ma non certamente una descrizione da parte degli altri. E per quanto riguarda l'osservazione, voglio condividere con voi un piccolo frammento di Krishnamurti. Scrive Krishnamurti:
Quanto poche sono le persone che vedono le montagne o una nuvola? La gente guarda, fa qualche osservazione e prosegue. Parole, gesti, emozioni impediscono di vedere. Un albero, un fiore, gli si dà un nome, lo si cataloga e questo è tutto. C'è quella montagna illuminata dal sole della sera. Vederla per la prima volta, vederla come se non la si fosse mai vista prima, vederla con innocenza, vederla con occhi che si sono bagnati del nuovo, che non sono mai stati feriti dalla conoscenza. La parola esperienza ha un'accezione negativa. Comporta emozione, conoscenza, riconoscimento e continuità, mentre quello non è nessuna di queste cose, è qualcosa di totalmente nuovo. Per vedere questo nuovo deve esserci umiltà, quell'umiltà che non è stata mai contaminata dall'orgoglio e dalla vanità. Quindi l'osservazione krishnamurtiana è davvero un'osservazione neutrale e l'essere umano non cerca conferme delle sue opinioni nel guardare la realtà, ma in qualche modo è anche fragile nei confronti della realtà, è umile e ci può veramente essere, diciamo, un ponte positivo, un ponte anche emozionale, se volete, no? Che si può creare tra l'essere umano e la realtà che viene osservata. E quando eravamo a Sanen, sotto questo capannone che teneva, era un tendone, non un capannone, proprio un tendone, una tensostruttura che teneva circa 3.000 persone, e naturalmente era un ambiente molto stimolante, molto internazionale. Io e i miei amici ci interrogavamo dopo le conferenze di Krishnamurti e eravamo tutti affascinati in qualche modo dalla sua testimonianza e nello stesso tempo trovavamo difficile realizzare concretamente quello che lui diceva. Pensavamo fosse complesso, pensavamo che fosse difficile, anche se lui non la pensava assolutamente così, perché era invece convinto che quella fosse una grande, un'immensa possibilità per l'essere umano. E questo ci faceva dubitare di noi stessi e questo era anche molto positivo perché, consentitemi, senza i dubbi sulle nostre opinioni, sul nostro sentire, non andremo molto lontano. Credo che il dubbio filosofico sia un elemento assolutamente molto importante. La frase che di Krishnamurti che ho letto ci mostra anche un aspetto non secondario di Jiddu Krishnamurti, di questo grande filosofo di nascita indiana. E ci mostra l'aspetto poetico, perché a mio modo di vedere Krishnamurti non è soltanto un filosofo, ma è anche un poeta. Lo si capisce dalle sue poesie giovanili, ma lo si capisce anche da molte cose dette e anche dalle cose scritte. Vi leggo un altro breve frammento di Krishnamurti, sia per coglierne l'aspetto poetico, ma anche per mettere in luce l'importanza che Krishnamurti dava al silenzio. Scrive Krishnamurti: soltanto il silenzio ha profondità, come l'amore. Il silenzio non è il movimento del pensiero, né lo è l'amore. Solo allora le parole profonde e superficiali perdono il loro significato. Non c'è misurazione
nell'amore e nel silenzio. Ciò che è misurabile è pensiero e tempo. Il pensiero è tempo, la misura è necessaria, ma quando il pensiero la pone in atto ed in relazione, allora reca danno e crea disordine. L'ordine non è misurabile, lo è soltanto il disordine. E ancora, la realtà, la verità, non è una parola. Tradurla in parole ne prosciuga l'essenza e l'illusione prende il suo posto. Non c'è né esterno né interno, ma solo il tutto. Colui che fa l'esperienza è l'esperienza. Questo modo di pensare di Krishnamurti, questa concezione di un approccio attraverso l'osservazione, il silenzio, l'amore, che contenga la possibilità di una verità che libera, ecco, questo approccio di Krishnamurti ha affascinato molte persone, sia in ambito culturale che in ambito scientifico. Sono celebri, per esempio, i suoi dialoghi, ce n'è anche traccia, si possono vedere tranquillamente anche su YouTube con David Bohm, il grande fisico, e questi dialoghi tra Bohm e Krishnamurti sono veramente notevolissimi. È chiaro che David Bohm, che sì, non ha preso il Nobel, voglio dire, ma l'avrebbe tranquillamente potuto prendere, è stato colui che ci ha insegnato molto, per esempio, sulle rappresentazioni olografiche della realtà. E questo dialogo fra lo scienziato e il filosofo è qualcosa di veramente notevole, dove si capisce che se gli esseri umani sono animati da una grande passione per la ricerca, hanno la possibilità di dialogare in modo integrale, indipendentemente da quello che è, diciamo così, da quelle che sono le rispettive fonti della loro conoscenza. C'è una bellissima biografia di Krishnamurti che è fatta attraverso le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto e che gli sono state amiche. Da Jim Morrison, appunto, a David Bohm e a tanti altri, e a tanti altri. E va sottolineato un ulteriore aspetto che caratterizza sia la teosofia sia il pensiero di Krishnamurti, e ha a che fare con il tempo. Allora, è chiaro che noi viviamo tra un passato che sicuramente ci ha fortemente condizionato, un presente che è un po' evanescente perché tende naturalmente a fuggire, ed un futuro in cui ciascuno di noi carica le sue aspettative, le sue speranze, i suoi desideri, i suoi desiderata. Una concezione spirituale, diciamo, della vita, o comunque, senza usare il termine spirituale, una visione integrale della vita ci porta ad attribuire grande importanza al momento presente. Perché se è vero che noi siamo quello che abbiamo fatto con quello che eravamo, è anche altrettanto vero che noi saremo quello che stiamo facendo con quello che siamo. Quindi questa scansione temporale ci porta a dover illuminare, a portare l'attenzione nel momento presente. Il momento presente rappresenta davvero l'insieme delle nostre possibilità. Il momento presente è quello che ci dà conforto, è quello che ci consente davvero di vivere paradossalmente il senza tempo. Il senza tempo vive nel momento presente. Kafka lo aveva perfettamente capito,
qualcuno ricorderà il castello e ricorderà la persona che è lì a decidere se entrare o non entrare, e naturalmente poi il momento passa. E quindi tutto vive nel momento, tutto vive nel momento presente. E Krishnamurti dice: così la rigenerazione è possibile soltanto nel presente, non nel futuro, non l'indomani. Chi conti sul tempo come mezzo mediante il quale possa ottenere felicità o rendersi conto della verità o di Dio, sta semplicemente ingannando se stesso. C'è un altro passaggio che mi ha sempre incuriosito negli scritti di Krishnamurti, e per la verità, diciamo, questo è un concetto che noi troviamo nella parabola dell'esoterismo, lo troviamo molto spesso. E lapidariamente Krishnamurti lo sintetizza così: se non c'è generosità, se non c'è bontà, la meditazione non è possibile. Questo significa essere liberi dall'orgoglio, dall'ambizione di arrampicarsi sulla scala del successo, non pretendere minimamente di diventare famosi, significa morire in ogni momento della giornata a tutto quello che abbiamo accumulato. Solo questo è il terreno fertile nel quale la bontà può sbocciare e fiorire. La meditazione è la fioritura della bontà. Oggi noi viviamo in un momento in cui trionfa una visione separativa ed il pensiero duale. Separativo non solo fra il soggetto e l'oggetto, ma proprio separativo nelle opinioni, separativo nella relazione dell'uomo con l'altro uomo, quindi dell'essere umano con l'altro essere umano, separativo fra il nord e il sud del mondo, sempre più separativo, fra l'est, diciamo, e l'ovest del mondo, e così via. La visione teosofica è una visione non solo olistica dal punto di vista, diciamo, filosofico, ma anche dal punto di vista relazionale. La teosofia attribuisce una grande importanza quando si parla di fratellanza universale senza distinzioni. Questo sta a significare un aspetto molto importante. E all'essere umano viene attribuito positivamente la possibilità di un dialogo, la possibilità di un approfondimento, la possibilità di una relazione sana e positiva. Noi, nel momento in cui diciamo che le cause di quello che ci sta succedendo sono gli altri, commettiamo o un'ingenuità o un errore. E l'errore consiste nel fatto che se noi non cambieremo noi stessi, il mondo non cambierà. Nelle tavole smeraldine è scritto con palmare chiarezza che nel momento in cui l'essere umano ha la possibilità di cambiare se stesso, di acquisire una più ampia consapevolezza dentro di sé, questa consapevolezza dentro di sé provocherà, produrrà un cambiamento in tutta l'umanità. Questa è la responsabilità della nostra libertà, questa è la responsabilità del singolo essere umano. Quindi noi oggi è dominante la ricerca delle cause esterne a noi, e quindi in qualche modo diventiamo degli sviluppatori di una sorta di irresponsabilità, irresponsabilità morale, irresponsabilità sociale. È sempre colpa degli altri, da una parte o dall'altra, ma è sempre colpa degli altri. No, amici, non è così. Non è così. Non sono gli altri cattivi, non sono gli altri quelli che sbagliano, non sono gli altri che in qualche modo
usano violenza e discriminazione, voglio dire, non lo sono gli altri più di quello che potremmo essere noi stessi. Quindi la nostra attenzione non è quella di andare a dire agli altri che cosa devono fare o che cosa non devono fare, ma la nostra attenzione è sulla modificazione del nostro piano di coscienza. Perché solo modificando il nostro approccio nei confronti della vita, solo modificando tutto questo, noi naturalmente avremo la possibilità di andare avanti, avremo la possibilità di costruire un mondo migliore. Torno a Jiddu Krishnamurti e al suo aspetto poetico e voglio condividere ora con voi una delle sue, le ho citate due o tre volte questa sera, le sue poesie giovanili e quindi penso che ne valga davvero la pena di leggere una delle poesie giovanili di Jiddu Krishnamurti. Scrive il giovane Krishnamurti, quando la mente è tranquilla, non turbata dal pensiero, quando il cuore è casto, tutto preso da amore incorrotto, o amico, allora tu puoi scoprire un mondo oltre i confini delle parole illusorie. In quel mondo è unità di tutta la vita, ivi è la tacita sorgente che alimenta i mondi danzanti. Ivi non è né cielo né inferno, non passato, presente o futuro, non le illusioni del pensiero, non i molli bisbigli dell'amore caduco. Cerca quel mondo dove la morte non danza, in un'estasi senza ombra, dove le manifestazioni della vita sono come le immagini riflesse nel placido lago. Quel mondo vive intorno a te e senza di te non ha vita. Vorrei avviarmi verso la conclusione per quanto attiene Krishnamurti, leggendo un breve frammento sulla libertà. E poi vorrei concludere introducendo due considerazioni che credo estremamente importanti proprio nel momento in cui viviamo, da un punto di vista di una visione globale, di una visione teosofica della vita, di una visione basata sul concetto di unità della vita. Allora, prima la libertà, questo frammento sulla libertà sempre di Krishnamurti. La libertà è essere la luce di se stessi. Quindi non è un'astrazione, una cosa evocata dal pensiero. La vera libertà è libertà dalla dipendenza, dall'attaccamento, dall'insaziabile desiderio di esperienza. La libertà della vera struttura di pensiero è essere la luce di se stessi. Questa luce, questa legge, è separata da te. Dove c'è l'osservatore non c'è questa luce, questo amore. La struttura dell'osservatore è generata dal pensiero che non è mai nuovo, non è mai libero. Non c'è un come, un sistema, una pratica. C'è soltanto il vedere che è il fare. Devi vedere, ma non con gli occhi altrui. Questa luce, questa legge non è né tua né di nessun altro. C'è solo luce e questo allora è amore. La considerazione finale che voglio condividere è su due elementi. Il primo elemento ha a che fare con il perdono. Il secondo elemento ha a che fare con la riconoscenza. Partirei da quest'ultima. Credo che ciascuno di noi dovrebbe costruire una mappa delle sue riconoscenze.
Nell'arco della nostra vita abbiamo avuto molti benefattori, molti più benefattori di quanto non ne teniamo al primo livello della nostra consapevolezza. Magari ci ricordiamo molto più facilmente di qualcuno che ci ha fatto uno sgarbo, piuttosto di quelli che ci hanno beneficiati. Allora io suggerirei a tutti di costruire una mappa di riconoscenza, cioè una mappa di tutti gli elementi in cui ciascuno di noi ha la possibilità di essere grato nei confronti della vita. L'elemento rivoluzionario del perdono è perché il perdono porta ad una vera riconciliazione con la manifestazione e sprigiona naturalmente, come le dottrine tantriche sanno benissimo, una grande quantità di energia positiva, diciamo, nelle persone. Credo che il nostro mondo, così polemico, così divisivo di questo momento, trarrebbe un grande beneficio se ciascuno di noi si mettesse, diciamo, di buzzo buono e mettesse il perdono al centro della propria attenzione, insieme anche, naturalmente, con una mappa della riconoscenza. E quindi credo che tutto sommato l'essere umano oggi ha delle grandi possibilità. Proprio le difficoltà che noi vediamo davanti ai nostri occhi e tutti gli inganni in qualche modo che continuano, per così dire, a bombardarci, perché noi siamo naturalmente oggetto di una serie infinita di comunicazioni che tendono, queste comunicazioni tendono a fare di noi dei consumatori, che poi che si diventi consumatori di beni materiali o che si diventi consumatori a volte anche di quelli spirituali, dobbiamo guardarci bene dal pericolo di essere dei consumatori, perché lo sappiamo molto bene che anche questo il tantrismo ce lo insegna molto bene. Più noi diventiamo compulsivi nei nostri consumi di qualsiasi tipo, e più naturalmente la nostra dipendenza in qualche modo aumenta. Ecco, questa è una concezione che va spezzata prima di tutto sul piano mentale e sul piano emotivo. Ecco perché il perdono è importante. Ecco perché la mappa della riconoscenza è importante. Non facciamoci confondere le idee e non attribuiamo, voglio dire, agli altri quegli elementi di separatezza che non ci permettono poi di essere uniti, che non ci permettono di costruire un mondo migliore. Per cui credo che l'esempio di tanti saggi, di tanti maestri, di tanti filosofi, di tanti artisti che hanno sempre accompagnato la vita dell'umanità in questi ultimi 6.000 anni, a noi naturalmente il compito di individuarli. Il compito di sceglierli secondo le nostre affinità, perché non tutti gli esseri umani, anzi, la bellezza dell'essere umano è proprio, come dire, di non essere, ciascuno è un ambasciatore di un piano di coscienza, dunque non siamo tutti clonati, non siamo tutti uguali, ciascuno di noi è un mondo, ciascuno di noi è un universo. E in questa bellezza, voglio dire, in questa possibilità della relazione con gli altri, noi possiamo aprirci ad una visione della vita che sia più intensa, più consapevole, in ultima analisi anche più felice. Perché vedete, le conoscenze di tipo spirituale o le conoscenze di tipo filosofico, le conoscenze di tipo scientifico, le conoscenze di qualsiasi tipo, se poi non vengono calate in una realtà che ci vede protagonisti di un cambiamento, restano fine a se stesse, restano altro da noi. Mentre, come dire, in realtà tutto
alla testimonianza, diciamo, del sapere dell'essere umano è lì a nostra disposizione, perché noi traiamo spunto da tutto questo per un vero cambiamento interiore. E questo cambiamento interiore non avverrà sulla base, voglio dire, di quello che ci diranno gli altri, ma avverrà soltanto se noi sapremo ascoltare la nostra anima. Dunque, in fondo, vedete, l'ascolto non è solo una cosa rivolta verso l'esterno, ma l'ascolto è anche qualcosa rivolto verso l'interno. Quindi, nel silenzio del nostro momento di meditazione, nel silenzio, noi possiamo ascoltare la voce della nostra anima. Ed è proprio lì, nel nostro interno, che noi possiamo esercitare l'atto del perdono. Un atto del perdono che deve cominciare prima di tutto nei confronti di noi stessi. Noi dobbiamo perdonare noi stessi. Certamente non, ciascuno di noi ha molte cose da perdonare a se stesso. E questo bagaglio che genera sofferenza, paura, confusione, va cortocircuitato e va cortocircuitato attraverso il perdono. Si può arrivare a questo e possiamo essere aiutati qualora noi si fosse in grado di declinare la nostra mappa di riconoscenza. Allora capiremmo che la vita è una stupenda opportunità. Se noi consideriamo quelli che sono i ritmi, quelli che sono i cicli cosmici, la vita è una breve scintilla che si viva 10 anni o se ne viva 100, è sempre rispetto ai ritmi e ai cicli cosmici una piccola scintilla. Eppure questo è un dono prezioso. È un dono prezioso soprattutto se noi riusciamo a portare la nostra attenzione nel momento presente. E in questo momento presente cercare tutto ciò che è buono, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è vero. E l'atto rivoluzionario è proprio quello dell'ascolto, è proprio quello del perdono. È proprio quello di una consapevolezza che ci porta sul piano dell'essere e non ci porta più, sul piano dell'avere. I percorsi di tipo spirituale, se non incidono nel nostro quotidiano e nel nostro livello di felicità e di serenità, sono davvero poca cosa. L'essere umano ha questa possibilità e l'essere umano ce l'ha nel momento in cui cessa di giudicare in modo discriminatorio e discriminante gli altri e la manifestazione. Dunque, per concludere, l'augurio che faccio a noi tutti, è quello di essere fedeli in una qualche misura al bello, al buono e perché no, almeno per la parte di nostra competenza, anche al vero.